Interverrà adesso l'ingegner Bartoli, sempre del medesimo ufficio della regione. Buonasera a tutti, come ho detto precedentemente, andremo a parlare degli interventi che la regione Marche sta attuando per la difesa della costa, in special modo nella riviera del Colera. Partiamo con due considerazioni che l'Enea dà come filosofia di principio che nello spazio costiero, che se non male esprimo prevalentemente una caotica interferenza rispettosa delle delicatezze dell'equilibrio che esistono. E al naturale carattere dinamico dell'equilibrio, la pretesa è quella di una rigidità, specialmente di operatori economici che vogliono stabilizzare questa fascia costiera per il loro iniziativismo. D'altro canto, già la Regione Marche nel piano di gestione integrata prevede e verifica che tutte le opere marittime rigide realizzate, poste per la protezione delle strutture e delle infrastrutture, sono fatte hanno ridotto gli effetti locali. Conseguentemente però i sedimenti dall'altra parte hanno innescato altri in crescenza. Quindi la filosofia della spiaggia, come noi la intendiamo in maniera più generale, per la sua costituzione che emerge da questa considerazione, che ormai le foci dei fiumi, come abbiamo già detto prima in precedenza, non trasportano più niente. Abbiamo anche rispetto a sedimenti, quelli da crolli, ormai impediti da tutte le opere realizzate dall'uomo, e l'unica alternativa rimasta sono quelli dei rifacimenti artificiali. Qui facciamo questa immagine per vedere che la spiaggia, come noi la vediamo, la spiaggia emersa, è in realtà una piccola parte della spiaggia vera e propria, che si compone sia della retrospiaggia, che ormai è scomparsa dalle nostre parti, non abbiamo più, e di maggior rilevanza anche della spiaggia sommersa, che è quella che in realtà dovrebbe proteggere la spiaggia emersa. La metodologia del rifacimento è ormai consolidata nel mondo. Sono partiti un po' gli Stati Uniti, anche il Sud America, con la spiaggia di Copacabana, per esempio, in Brasile. E vediamo come all'estero esistono proprio dei veri e propri manuali di rifacimento, cosa che manca in Italia. Uno di questi è il CEM, che è il più recente statunitense. E anche la tendenza delle opere realizzate, specialmente in questo caso negli Stati Uniti, è molto significativa. Si è partiti precedentemente un 40% di rifacimento, un 60% opere strutturali rigide, per attestarsi in questi ultimi decenni a un ribaltamento completo, con, come vediamo bene, che ormai il rifacimento conta quasi il 90% e si è attestato 80-90% delle opere e dei costi che intraprende questa nazione. E anche in Italia si sta affermando questa tipologia di costiera. Abbiamo un escluso un po' sui dettagli, abbiamo cominciato le regioni, lo diceva prima il professor Mancinelli, con Pellestrina, con 2021, in Veneto, come ha seguito poi anche l'Emilia Romagna, il Lazio, la Sardegna, l'Abruzzo, e si sta facendo con significativi rifacimenti anche adesso alla Regione Marche. La Regione Marche per questi rifacimenti ultimi si è attivata con un protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e l'ISPRA, che è l'organo di controllo e scientifico del Ministero stesso. Il protocollo prevede più interventi per ragioni economiche, ultimamente ne abbiamo solo attivati due, che è il primo intervento con spiagge sabbiose, con rifacimento di origine sottomarina, con le spiagge relitte, e il secondo rifacimento che riguarda la spiaggia del Coro, quello dell'intervento numero 2 con il Serolo Muro. Qui abbiamo localizzato planimetricamente i due macro interventi. Il primo, se vogliamo andiamo molto velocemente, sono le spiagge a sud del Colera, spiagge sabbiose, in cui abbiamo utilizzato una sabbia sottomarina, che era poi la foce del Po, montata e arretrata, è stata utilizzata per quasi 450.000 metri cubi per 7 siti, per una lunghezza totale complessiva di quasi 6 km. C'è da notare che abbiamo fatto dei rifacimenti con piccole quantità a metro cubo, a metro lineare. Variamo dai 70 ai 100-120, come ci ha detto prima il professore, in certi casi sono veramente quasi delle opere di manutenzione, non delle opere strutturali. Questo ovviamente anche per ragioni economiche e dimensioni di scala. Qui abbiamo velocemente 7 siti dove ci sono sia spiagge libere che spiagge difese, che riallineamento di scogliere, quindi non un intervento misto, non è solo un intervento di rifacimento. Mentre, adesso, andiamo velocemente alla stessa carrellata. Questa è una meteorologia con una draga che ripompa la sabbia verso mare e verifichiamo come la spiaggia si è ricostituita in questa zona rimodellata e abbiamo ricostituzione. Questa è la foto a destra, è piccola da come era prima e come è adesso, nell'ultimo periodo. Questa è una rotonda.
Andiamo più nel dettaglio di quello che sta avvenendo nella, nella riviera del comando. L'attuazione di questo intervento è stata fatta direttamente alla Regione Marche con un'intesa sia con il Ministero, come dicevo prima, che con i comuni di Indomane e Sirolo. È stato costituito il gruppo di lavoro a gennaio del 2009 e in tempo di 3 mesi abbiamo fatto sia il progetto esecutivo che la pubblicazione del bando europeo, che qui comporta dei tempi un po' più lunghi, ma siamo riusciti a stare perfettamente nei termini e riuscire già dall'anno scorso a dare una prima fase di lavori attuativa. Partiamo già dal definitivo, perché tutti le unità fotografiche del piano della costa hanno insite dei progetti preliminari, quindi siamo già molto avanti nella realizzazione dei progetti. Non dobbiamo ogni volta ripartire dal preliminare. Per questo intervento è stata fatta anche un'indagine a campione, in cui stranamente, siamo anche inaspettatamente, abbiamo visto che il ripascimento dall'opinione pubblica, sommato il ripascimento sabbia ghiaia autoctona e quella dello stesso colore, abbiamo che ha un totale di 43% superiore a quello del, dell'imposto di scogliere. Quindi anche l'opinione pubblica ha preso in esame la possibilità del ripascimento come difesa della costa. Non è che così completamente ignara della, della tipologia di intervento. I due siti dove abbiamo applicato questo protocollo per l'importo totale di lavori di 8.170.000 euro è uno di quello di Sirolo, nella baia di Sassini e di San Michele, e l'altro quella a nord della foce del fiume Musone. Qui adesso facciamo una breve e veloce definizione della linea di costa, dove è nel arretramento nella spiaggia Sassinieri, in avanzamento se non stabile nella parte centrale e in appoggio con il porto di Numana, e invece vediamo che nella parte finale verso la foce c'è, ovviamente come tutte le foce della regione Marche, ovviamente anche d'Italia, un arretramento significativo. Questa è la potenza abbastanza significativa. Abbiamo stimato come prima dell'inizio dell'intervento, quando stavamo ancora nella fase di progettazione, una mareggiata proveniente da, da sud e da Levante ha provocato questo spostamento significativo di materiale. Questo solo una spiaggia mezza, quindi possiamo immaginare quanto è stata una spiaggia sommersa. Abbiamo visto un arretramento notevole della linea di costa dalla foce e questa si è appoggiata ovviamente al porto di Numana. Sì. I colori sono ovviamente, il rosso è un arretramento, il giallo è una stabilità, però questo fotografa solo la spiaggia mezza, quindi dobbiamo calcolare e proporre tutto questo in scala molto maggiore per la spiaggia sommersa, anche se qui le tendenze sono chiaramente alte perché siamo una spiaggia che aiuta. Comunque vediamo come una singola mareggiata riesce a spostare 100.000 metri di materiale. Qui sono ovviamente le prese delle mare dominanti che abbiamo nel nostro settore, e queste sono delle foto che ci dimostrano appunto come è abbastanza stabile la situazione al porto di Numana con l'appoggio alla, al braccio del Moro. La mareggiata successiva a quella precedente abbiamo visto che provoca questa piccola erosione, ma anche una cosa naturale, quella che è, questa è prima del ripascimento, quello che delle volte viene detto come un insuccesso del ripascimento, quando questo è solo perché questa spiaggia aveva molta, molto materiale, è stato preso in carico dal mare e portato semplicemente in una zona di sedimentazione. Per questo progetto di ripascimento, sia per la spiaggia di Sirolo che per quella di Numana, abbiamo esaminato in situ quali sono le granulometrie esistenti. Verificato questo, abbiamo progettato il diametro di progetto con un fuso granulometrico. Il fuso, come diceva il professore, ovviamente deve essere leggermente superiore a quello esistente, perché sennò la spiaggia non è stabile. A supporto di questo progetto c'è stato anche un studio specifico dell'Università di Ancona che ha verificato come l'unica soluzione possibile all'interno di questa sala di spiaggia di San Michele è quella del rifacimento.